Matteo Salvini, nato a Milano il 9 marzo 1973, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno da giugno 2018 a settembre 2019. Oggi sono a processo e rischio il carcere perché in Parlamento la sinistra ha deciso che difendere i confini italiani è un reato. Il 29 luglio 2019 una nave spagnola di una ONG spagnola, la Open Arms, salpa da Siracusa diretta a Lampedusa. A Lampedusa non arriverà mai. Improvvisamente cancella la destinazione dal diario di bordo e si dirige verso le coste libiche. Il 1 agosto riesce a intercettare un barcone con dei clandestini a bordo. Da quel momento comincia a navigare per il Mediterraneo, raccogliendo altri clandestini e puntando verso l'Italia. Il 20 agosto arriverà davanti alle coste siciliane con 164 clandestini a bordo. Nei giorni precedenti aveva testardamente rifiutato ogni richiesta di aiuto, di soccorso, di sbarco in porti diversi rispetto a quelli italiani. Hanno detto di no alla Tunisia, hanno detto di no a Malta, hanno detto di no perfino allo stato di bandiera, cioè alla Spagna. Più di 20 giorni di navigazione nel Mediterraneo, trattenendo a bordo tutti questi clandestini, quando per raggiungere la Spagna sarebbero bastate 72 ore. Questa nave spagnola ha rifiutato per ben due volte lo sbarco dei clandestini in due porti messi a disposizione dalla Spagna e ha rifiutato addirittura il soccorso di una nave militare inviata dal governo spagnolo. Durante la navigazione nel Mediterraneo della Open Arms abbiamo sempre soccorso e fatto sbarcare malati, donne incinte e minori a bordo. Insieme ai colleghi di governo avevo firmato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Grazie alla mia azione di governo erano diminuiti sbarchi, morti e dispersi nel Mar Mediterraneo. Nell'anno precedente al mio arrivo, gli sbarchi di clandestini erano stati 42.700. Durante il mio mandato al Ministero dell'Interno, gli sbarchi si erano ridotti fino a 8.691. Dopo di me, gli sbarchi purtroppo tornarono a salire, superando quota 21.000 nello stesso periodo. A questa nave spagnola non è mai stata impedita la possibilità di andare ovunque, tranne che in Italia, perché non potevamo più essere il campo profughi di tutta Europa. Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa o processato per aver difeso i confini del proprio paese. L'articolo 52 della Costituzione italiana recita: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Mi dichiaro colpevole di aver mantenuto la parola data. Buonasera, buonasera. Ripartiamo da qui. Sfondo nero, musica drammatica. È il video che è circolato in questi giorni sul web, prodotto proprio, insomma, realizzato dallo stesso Matteo Salvini dopo la richiesta di 6 anni di carcere della magistratura, dei magistrati, dei PM, della Procura di Palermo per il caso Open Arms. Ripartiamo da qui con la nuova stagione di Ring. Grazie per essere con noi. È il tema anche del sondaggio che abbiamo lanciato in queste ore. Lo facciamo rivedere sulla richiesta di condanna a Salvini e chiaramente non sarà l'unico tema di questa sera, perché questa sera cercheremo, anche avvicinandoci alle elezioni provinciali, di capire cosa bolle in pentola nel centrodestra e con i partiti del centrodestra che sono separati in casa su più fronti, e poi anche cosa bolle in pentola nel centrosinistra, un centrosinistra che proprio oggi si è ritrovato a Padova nella sede regionale del Partito Democratico per fare un po' il punto su quel cosiddetto campo largo, anche se non erano presenti, ma poi ce lo spiegherà bene il nostro ospite, gli esponenti del terzo polo, insomma, di Italia Viva e di Azione, i Calendiani. Però ripartiamo da
da questo tema con la nuova stagione di Ring. E allora, a battezzare la nuova stagione di Ring, sono questa sera con me in studio l'onorevole Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega Treviso. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico, sempre a Treviso. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. E poi, collegati via Skype, Marco Della Pietra, Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Emanuele Crosatto, Forza Italia, buonasera. Buonasera a tutti. Peraltro uno dei candidati, insomma, nella lista delle provinciali per la compagine, diciamo, di Forza Italia, questa corsa alle provinciali che vede Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia divisi verso le provinciali. Come sapete, le provinciali sono elezioni di secondo livello, quindi non vedono coinvolti i cittadini, ma insomma servono un po' anche per pesare quello che è appunto il peso politico dei partiti. Però ripartiamo da Salvini. Abbiamo visto la ringa un po' difensiva dello stesso Salvini. Allora partirei da Giovanni Zorzi, insomma, che effetto le ha fatto in questi giorni? Sappiamo che dopo questo video, insomma, noi abbiamo titolato il capitano lancia l'SOS, l'SOS è arrivato, insomma, perché le compagini di governo compatta ha difeso Salvini a partire da Giorgia Meloni attaccando i giudici, quindi c'è un po' il ritorno, un po' l'accensione di nuovo dello scontro tra governo e toghe. E oggi pomeriggio, magari ce lo confermerà poi Coin, c'è stato questo in serata, tardo pomeriggio, un consiglio federale in via Bellerio per capire un po' la strategia adesso anche comunicativa della Lega per difendere il segretario. Già circola l'hashtag io sto con Salvini e io sono colpevole come Salvini. Però partiamo da Zorzi, che effetto le ha fatto e qual è il suo giudizio? È difficile esprimere un giudizio perché in questo momento il dibattimento processuale è in corso, quello di cui stiamo parlando è chiaramente l'accusa mossa nei confronti dell'imputato Matteo Salvini da parte del pubblico ministero, quindi stiamo parlando di questo, quindi è sempre complicato intervenire in processi in corso d'opera. Di solito sarebbe buona norma, insomma, intervenire e commentare le sentenze acquisite. Detto questo, faccio una premessa perché credo che il tema l'abbiamo affrontato molte volte anche in questi studi. Quando si parla di immigrazione parliamo di qualcosa di estremamente complesso da gestire, ognuno ha la sua idea su come affrontare appunto uno dei fenomeni più complessi del nostro tempo, quindi non entro nella scelta, diciamo, di quelle che sono le politiche migratorie, anche se poi è chiaro che ci dobbiamo arrivare, però io partirei dal fatto che in questo momento noi abbiamo un'accusa mossa nei confronti di un ministro della Repubblica di sequestro di persona. Noi stiamo parlando di 147 naufraghi, di cui 32 minori, che sono stati trattenuti al largo del porto di Lampedusa dopo che sono stati presi in soccorso da una nave di una ONG spagnola, Open Arms, nel tentativo di queste persone di raggiungere i porti italiani attraverso imbarcazioni di fortuna dal mare libico. 147 persone, uomini e donne, di cui, ripeto, 32 minori, trattenuti al largo di Lampedusa per quasi 20 giorni, se non sbaglio. Io credo che sia questo il tema, cioè per cui appunto si debba in qualche maniera avanzare una riflessione, cioè sul fatto che un ministro della Repubblica non può in alcun modo trattenere 147 naufraghi. Se sono clandestini, come ha detto lui, se sono terroristi, quello lo si va a vedere nel momento in cui sbarcano, si processano e nel caso si rimandano indietro. Questo fa uno Stato civile. Io credo che questo sia il punto dirimente. 147 persone, tra l'altro in condizioni anche sanitarie precarissime, perché in quei giorni abbiamo visto anche i tentativi di fuga dalla nave, scene disperate, ecco, questo va a motivare, insomma, un giudizio, ripeto, da parte mia, insomma, della mia parte politica, negativo nei confronti di quella vicenda. Poi un conto è l'iter processuale, che chiaramente avrà il suo seguito e poi vedremo esattamente cosa succederà. Detto questo, io credo anche che quello che lui dice, che Salvini dice nel video, cioè tirando fuori l'articolo 52 della Costituzione, che tra l'altro fa riferimento a situazioni di conflitto armato, perché il dovere sacro del cittadino di difendere la patria si inserisce appunto in quell'articolo in riferimento anche alle forze armate, è un articolo che fa riferimento a, ripeto, conflitto
conflitti armati. Quelle 147 persone poi sono sbarcate, sono state fatte sbarcare, non mi sembra che abbiano prodotto alcun danno o rischio alla sicurezza del paese, così come è successo poi nei mesi e negli anni successivi. Ecco, il giudizio sulla politica dei porti chiusi credo che l'abbiamo data noi come forze di centrosinistra, ma soprattutto l'hanno data le forze di centrodestra, dal momento che lo stesso governo Meloni non l'ha più applicata, visti quello che è successo poi a seguire. Quindi dobbiamo distinguere i piani, da una parte quello processuale, dall'altra parte quello politico, su una stagione che, ripeto, ritengo che sia stata chiusa essenzialmente proprio dagli atti dello stesso governo Meloni. Allora, il pubblico ministero ha chiesto 6 anni per sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio. Secondo il PM, Salvini avrebbe agito in violazione di convenzioni internazionali e di norme interne in materia di soccorso in mare e di tutela di diritti umani. Quello che è passato in questi giorni è i diritti umani vengono anche prima, diciamo, della difesa nazionale. E dice ancora il PM, i suoi provvedimenti contro il diritto erano indubbiamente a vantaggio della propria immagine di politico intransigente nella gestione del fenomeno migratorio, e continua poi più avanti: l'innalzamento dei confini non evita i morti, ma semplicemente consente a chi sta dall'altra parte di non vederli, di non contarli. Questo dice la procura. Ricordiamo che poi all'epoca, dopo i 20 giorni in cui era ferma la nave al porto, i magistrati di Agrigento ordinarono lo sbarco d'urgenza dei profughi stremati dal caldo e dal viaggio. Allora, abbiamo sentito cosa ha detto Zorzi. Coin, lei cosa dice? Intanto che, sentendo queste parole, il PM dà anche un'interpretazione politica quando parla dell'immagine di Matteo Salvini e quindi dell'allora ministro dell'interno. Dico che la sentenza è indubbiamente una sentenza che ha un'ampia spinta politica. Una richiesta di condanna che ha un'ampia spinta politica, e parte da distante, parte da quando la giunta per le elezioni al Senato chiede di non procedere. Il Senato poi invece, quando si va al voto, vota per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Matteo Salvini che ha agito in forza di quello che era il decreto sicurezza bis del giugno del 2019, che quindi dava al Ministro la possibilità di muoversi in quel senso. È altrettanto evidente che quella nave, che poteva spostarsi e trovare un porto sicuro anche in altri porti, in Grecia, a Malta, in Spagna e da altre parti, volesse lo scontro con il governo italiano e con il Ministro Salvini. Questo è assolutamente evidente, per cui questa richiesta di condanna è una sentenza che ha un peso politico assolutamente, assolutamente importante. Della Pietra. Sì, per una volta siamo fuori noi dalla bagarre, quindi la vediamo da fuori. Però dopo magari parliamo anche di San Giuliano. Sacrosanto. Come? Ho detto quanto detto sì, adesso dall'onorevole sì. Coin è sacrosanto, non si può dire che non ha valenze politiche quanto sta accadendo, anzi mi pare che tutto ciò che sta montando sia più dal punto di vista politico che altro. È evidente comunque che ci siano disparità di trattamenti, poi dopo se vogliamo tapparci gli occhi e far finta di nulla, questo è un altro discorso. Non mi risulta che la Lamorgese abbia mai ricevuto così il trattamento che è stato riservato a Salvini. Poi dopo possiamo vederla come vogliamo, possiamo dire tutto quello che vogliamo. Qui io mi auguro, ecco, che nel prosieguo ci sia un cambiamento, ecco, di quello che pare essere, diciamo, la strada che vogliono segnare i pubblici ministeri. Ecco. Crosato, siamo di nuovo al magistrati politicizzati? Beh, che siamo di fronte a un processo, diciamo, pubblico, un processo politico è chiaro, insomma, è palese. E che dire, ha detto benissimo De Mitri, cioè le basi giuridiche anche sono un po' zoppe da quanto ne capisco io, ma soprattutto anche diciamo in Italia a 6 anni non vengono chiesti neanche se uccidi qualcuno, quindi veramente è curiosa questa azione. Poi è vero, le divisioni anche nel centrodestra sulla divisione delle migrazioni ci sono tra Forza Italia e Lega, ma questo non è il caso, insomma.
come ha detto Tajani oggi. Zorzi, dicono processo politico. Non liberi di pensarlo, nel senso che purtroppo viviamo un tempo in cui c'è un problema nel rapporto tra politica e magistratura, questo mi pare evidente e non riguarda soltanto un'unica parte politica. Detto questo, ripeto, nel momento in cui Salvini, allora ministro dell'Interno, ha adottato questi provvedimenti, sapendo benissimo di andare incontro a quelli che potevano essere delle sanzioni anche da parte della legge, a un certo punto arriva anche il momento in cui si deve assumere la responsabilità di quello che ha fatto. 6 anni sono un numero importante dal punto di vista di pena detentiva. Detto questo, stiamo parlando comunque, l'accusa parla di un sequestro di persone di 147 naufraghi, proprio in violazione di quelli che sono i diritti, le leggi del diritto internazionale, eccetera, eccetera. Quindi non stiamo parlando di piccole cose, stiamo parlando di un atto che in quei mesi lì era stato un atto chiaramente e deliberatamente politico, rivendicato dallo stesso Salvini, e adesso siamo di fronte a quello che sono le conseguenze dal punto di vista giudiziale, penale. Oin? L'azione è stata politica, il processo lo è altrettanto. Perché dico che l'azione è stata politica? Perché la Lega si è presentata con un programma ben chiaro rispetto all'immigrazione, lo ha applicato in quell'accordo di governo che è stato fatto durante il Conte 1 con i 5 Stelle. Il governo ha posto in essere un decreto che ha trovato la conversione col voto favorevole sia alla Camera che al Senato, e che il Presidente della Repubblica ha ratificato. Quindi davvero mi chiedo di che cosa stiamo parlando. La sostanza dell'accusa. Perché queste persone che erano sull'imbarcazione, al netto che quella nave, il comandante di quella nave, avrebbe potuto farle sbarcare ovunque, perché dove è scritto che il porto sicuro è il porto italiano? Però l'intervento nei casi di necessità con medici e fatto sbarcare le persone che stavano male, più deboli, più fragili, c'è stato. È evidente che quell'azione era un'azione politica contro il governo italiano, portata avanti da un'organizzazione non governativa che fa sì un servizio di soccorso in mare, ma lo fa anche per fini politici, e si è dimostrato chiaramente. La sostanza, dell'accusa, al netto dei tecnicismi giuridici della procura, è: non si può far politica sulla pelle delle persone. Questo è il concetto, no? Dell'accusa, cioè quando il magistrato dice i suoi provvedimenti contro il diritto erano indubbiamente a vantaggio della propria immagine di politico, era come dire: allora, non puoi far politica sulla pelle della persona. Vede, e addirittura ha citato l'Odissea per dire che il diritto a salvare il naufrago è sacrosanto da tempi ancestrali. È la differenza fra teoria e pratica. Vedi, io faccio parte dei delegati italiani all'interno del Consiglio d'Europa e faccio parte della Commissione Immigrazione proprio all'interno del Consiglio d'Europa. Uno dei delegati più accaniti nel sostenere che i popoli devono potersi spostare liberamente, semplicemente secondo le proprie necessità e le proprie volontà, quindi non con delle richieste di immigrazione da parte dei paesi ospitanti, piuttosto che motivi di fuga da parte dei paesi dove ci sono le guerre o cose di questo genere, è il delegato della Svizzera. Vi risulta che in Svizzera si possa entrare come e quando si vuole? Allora capiamo che sono tutta un'ideologia che va in questa direzione, che è pericolosissima. Noi dobbiamo capire a monte che cos'è l'immigrazione. L'immigrazione che parte dall'Africa è un qualcosa di assolutamente molto più complesso rispetto a quello che noi siamo abituati a valutare. L'immigrazione che parte dall'Africa ha una valenza politica assolutamente profonda. Oggi l'Africa è un continente che ha diverse influenze importanti da parte della Cina, che sta spostando popolazioni in maniera pesante in Africa, sta facendo scuole, strade e ospedali con il consenso dell'opinione pubblica, ed è ed ha una base importante del contingente della Wagner nel sud della Libia, che dà sostegno a tutte queste operazioni, e vediamo i colpi di Stato che si stanno verificando. L'immigrazione è anche una pressione che viene fatta da questo continente e da chi questo continente, da chi si sta contendendo questo continente, rispetto ai paesi del Mediterraneo. Perché l'anno scorso l'Italia, col governo Meloni, del quale facciamo parte anche noi, ha subito una pressione migratoria pesantissima? Perché l'Italia ha assunto delle posizioni ben precise rispetto a determinate situazioni internazionali.
Io la vedo una lettura talmente, talmente semplice, e così come c'è in questa fase, c'era anche in quella fase. E le pressioni che facevano le organizzazioni non governative, e le facevano nei confronti dell'Italia, perché non andavano in Spagna? Perché non andavano in Grecia? Perché non facevano le stesse pressioni su Malta? Perché l'Italia era l'unico governo che comunque era distante dalla logica che portavano avanti queste organizzazioni non governative. Sono partite che per chi è dentro le letture sono di una semplicità assoluta. Arrivo anche dalla pietra crosata, però volevo sentire un attimo Zorzi che era un perplesso. Sì, no, sono un po' perplesso perché sono d'accordo con l'onorevole Coin quando dice che l'Africa è un continente su cui si stanno giocando delle partite globali importanti, la Cina, la Wagner. Però è un continente attraversato da una forte instabilità, colpi di Stato, certo. Guerre civili, massacri. Cioè non è che adesso la gente scappa dal suo villaggio perché fa parte di un piano di Putin per destabilizzare l'Europa. Scappa perché trova quella l'unica strada per poter salvare la propria pelle, addirittura attraversando il deserto, il mare, cercando di trovare fortuna in Europa. Però ci dimentichiamo anche che gli sbarchi attraverso il Mediterraneo sono una parte, una parte importante ma non sono quella determinante. Cioè il flusso che arriva da terra, dalla cosiddetta rotta balcanica, è molto più intenso rispetto agli sbarchi e alle tratte lungo il Mediterraneo. Ed è lì che attraversano territori che non sono quelli italiani. C'è anche poi ovviamente lo sbocco sul Friuli, quindi in Italia, ma fondamentalmente quel flusso non va a colpire direttamente il nostro paese. Quindi non c'è, secondo me non c'è questa idea per cui i flussi migratori sono in qualche maniera stimolati per mettere in difficoltà politicamente il governo italiano da parte di appunto nemici nostri oltre confine. Ecco, secondo me è più complessa la questione, purtroppo. Della pietra. Sì, ma non stavamo parlando di Salvini e del Mediterraneo. No, perché se adesso partiamo e parliamo di tutto, vabbè, si fa il solito discorso sull'immigrazione e non ne veniamo fuori. Mi concentrerei su quanto sta succedendo lì onestamente e sul fatto che effettivamente è tutto politicizzato. Poi dopo vogliamo riprendere a parlare di immigrazione, della rotta balcanica, del fatto che comunque poi lì bisognerebbe anche che ci fosse una politica di accoglienza condivisa con tutta l'Europa, e allora poi parliamo anche appunto della politica europea. Credo che sia il caso di concentrarsi su quanto sta accadendo a un ministro della Repubblica Italiana e che rischia una condanna a 6 anni. Poi dopo, vedete, anche sentir parlare di sequestro di persona, per quanto questo sia il reato che si configuri, attenzione, non sto dicendo che sia qualcos'altro, ecco, però lo so, io sarà che sono un povero sindaco di campagna, ma se quando penso al sequestro di persona penso a ben altre circostanze, no? Però allora, se vogliamo parlare, sono 147, moltiplichiamo per 147 allora gli anni, così poi abbiamo una pena più corretta, no? Dai, adesso a parte gli scherzi, credo che, non lo so, non faccia bene a nessuno, ecco, quello che sta accadendo adesso, e francamente sono un po' rattristato. Poi quando sento anche dire fare politica sulla pelle della gente, vedete, è un'accezione volutamente negativa. Perché quando si dice fare politica per la gente e con la gente, allora va bene, no? Quando si dice sulla pelle sembra che, ma in realtà è più o meno la stessa cosa, cioè non si può prescindere, la politica non può prescindere dalla gente e viceversa. Quindi ecco, mi pare un po' tutto strumentalizzato, fortemente strumentalizzato, magari ecco, in un momento in cui forse ecco, le preoccupazioni dovrebbero essere altre. Crosato. Sì, è anche il messaggio che esce pericoloso, perché io mi aspetto che chi mi giudica o chi in questo caso mi accusa non abbia delle ideologie politiche, o se le ha non le manifesti. Invece configurando quello che è, cioè anche attraverso la politicizzazione
e anche il voler esporre il caso, ci troviamo di fronte a un'insicurezza nei confronti poi della giustizia. Mi chiedo se dopo ogni caso, ogni qualcosa che possa accadere, quanto possiamo fidarci di questi pubblici ministeri o del giudice che mi giudica anche in altri casi. E quindi questo è forse il danno più grande che viene fatto, anche perché poi andrà come sempre va, che alla fine il giudice non porterà a termine, diciamo, il castello accusatorio creato dal PM, e alla fine non avremo niente di fatto, giustamente anche, e quindi avremo perso solo tempo per nulla, e in più avremo creato dell'insicurezza nei confronti della giustizia. Allora, visto che... stavo dicendo? No, perfetta l'analisi di Crosato. Troppe volte abbiamo visto indagini che sono partite, hanno visto magari condanni in primo grado, assoluzioni, e dopo chissà quanti anni intanto si è privata la gente di avere un politico di riferimento che potesse comunque portare la propria esperienza, la propria capacità, la voglia di fare a servizio dei cittadini. Diamo una lettura politica, allora, al di là del fatto in sé stesso. Allora, è un governo che vede, parto da lei, della Pietra, Santanchè è traballante, diciamo così, San Giuliano che si è dimesso, Salvini, richiesta di condanna a 6 anni, Fitto va in Europa, quindi va, siamo vicini a un rimpastone di governo? Chiaro che Salvini resterà al suo posto, ovviamente, perché insomma non credo che... Però voglio dire, è un momento un po' particolare per Meloni, immagino che sia così un po'... si dia da pensare in questo periodo per Giorgia Meloni. Anche la Lollobrigida, diciamo che è un po' così, è un momentaccio anche per lui. Vabbè, ma i momentacci fanno parte della vita politica. Io al netto che non so cosa farà la nostra leader e come intenderà comportarsi, anche se mi pare che San Giuliano sia già stato sostituito. Si è già nel dimenticatoio. Poi si è dimesso, voglio sì, dire. Sì, no, certo. Non, dopo vogliamo fare più gossip che politica, liberissimi di farlo. Io credo che comunque non ci sia... nulla che mini la stabilità di questo governo, che più volte si è dimostrato solido e anzi col passare del tempo rispetto magari agli ultimi governi che si sono susseguiti in Italia mantiene o addirittura rafforza il consenso, per cui ecco, non mi pare che ci sia così da preoccuparsi, ecco. Allora, io direi così, facciamo la pubblicità, così entriamo poi nell'altro argomento. Adesso entriamo proprio un po' nel vivo anche di quanto sta accadendo nel centrodestra, perché è vero, il governo è compatto, però insomma ci sono discussioni in atto, diciamo così. Anche oggi sulla tassazione degli extra profitti, insomma, non se le sono mandate a dire Tajani e La Russa, per esempio. Va bene, comunque noi ripartiamo dalle provinciali. Allora, pubblicità, e poi che succede nel centrodestra verso le provinciali e non solo? Pubblicità. Noi dobbiamo essere prima di tutto leali, fedeli no, perché fedeli sono i cani. Se qualcuno pensa che noi dobbiamo essere fedeli ad ascoltare a testa bassa i diktat degli altri, ha sbagliato interlocutore. L'ordine del giorno a Castelfranco Veneto è la presentazione della lista di Fratelli d'Italia alle elezioni provinciali, ma il messaggio è del tutto evidente, va oltre la partita per il Sant'Artemio, dove peraltro il centrodestra corre diviso. Lealtà, non fedeltà, ripete più volte il numero uno dei meloniani in Veneto, Luca De Carlo. Anche la scelta di Castelfranco non è del tutto casuale. Noi siamo leali, lo siamo sempre stati, a dimostrazione lo siamo anche in questa città meravigliosa. E... amministrata per uno strano gioco del destino dallo stesso presidente della provincia che oggi andremo a supportare anche con queste elezioni. Siamo presenti in consiglio, siamo determinanti
a volte ce lo dimentica, in consiglio comunale, perché la presenza o meno di Fratelli d'Italia fa la differenza tra lo stare in piedi e andare a casa. Castelfranco Veneto, dove per la cronaca nel 2025, forse primi mesi del 2026, si vota per il rinnovo del municipio. Siamo convinti che anche per vincere Castelfranco, rivincere Castelfranco, si debba correre sempre tutti uniti, anche quando qualcun altro invece si ricorda di correre uniti quando prodomo sua e se ne dimentica quando invece dovrebbe essere di qualcun altro, quindi credo che ci sarà il tempo per decidere, per capire chi è il miglior candidato possibile da schierare anche a Castelfranco. Preservare l'unità del centrodestra è l'intento, ma quella di De Carlo non sembra certo una cambiale in bianco per gli alleati. Intanto per le provinciali si corre da soli, più che una prova muscolare si tratterebbe di un test. Sarà davvero così? Siccome io non sono un maligno, credo che piuttosto sia un esempio di come la provincia di Treviso sia sempre stata avanguardista rispetto a tanti temi, per cui sapendo che probabilmente in un prossimo futuro si tornerà all'elezione elettiva diretta e tutti i partiti presenteranno una propria lista, i nostri alleati hanno scelto di farci allenare presentando una lista a ciascun partito. I vostri alleati vi vogliono tonici. I nostri alleati sanno che noi siamo molto tonici e farebbero bene ad allenarsi anche loro. Allora, questo siamo di nuovo in diretta. Questo era il servizio di Cristian Arboiti qualche giorno fa. È il giorno della presentazione della lista di Fratelli d'Italia per le amministrative. Ricordo, le liste sono Lega di Marca, Marcon presidente, se non sbaglio, per la Lega. Lista Avanti Treviso per Forza Italia, mi corregga se sbaglio, Crosato. Alleanza per il territorio, Fratelli d'Italia. Amministratore di Marca per il centro-sinistra. Allora, a questo punto vediamo anche il servizio successivo. Era sempre quel giorno. Si entrava nel vivo di chi erano i candidati e c'era un candidato che fra tutti spiccava ed è un altro messaggio alla Lega. Vediamo il servizio. Una lista civica Alleanza per il territorio con esponenti di Fratelli d'Italia e esponenti del mondo civico. Tra l'altro ci terrei anche a sottolineare che la lista di Alleanza per il territorio è quella che ha più sindaci, 4. Gloria Paolon di Segusino, Nicola Fantuzzi di San Polo di Piave, appunto Renzo Cararetto di Casier e Andrea Maccari di Giavera del Montello. Questo sicuramente per noi è fonte d'orgoglio. Non solo esponenti del partito nella lista di Fratelli d'Italia che Claudio Borgia presenta con tanto di simbolo a Castelfranco, Alleanza per il territorio ha anche un'anima civica che per certi versi spariglia le carte in tavola. Renzo Cararetto, sindaco di Casiera al secondo mandato, dato per lungo tempo vicino alla Lega, è il nome che spiazza maggiormente. Il diretto interessato la spiega così. Adesso nel rinnovo a giugno io ho portato tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia naturalmente ha partecipato stravolentieri per darmi una mano e io probabilmente da civico oggi sto ricambiando per poter dar una mano anche nell'eventuale possibilità in provincia di allargare questa visione che i civici dovranno riequilibrare un po' tutto l'andamento. Parla di riequilibrio Cararetto, ma tra i tavoli del bar di Piazza Giorgione c'è chi racconta di vorticose telefonate per fargli cambiare idea e riportarlo nell'area gravitazionale del Carroccio. Civico anche il sindaco di Giavera. L'Italia ci ha fatto una proposta in cui possiamo collaborare in una maniera attiva e quindi ho ritenuto corretto di poter fare questo passo. Sì. Dalle file di Forza Italia arriva Davide Acampora, per anni esponente di spicco degli azzurri nel capoluogo. Per me intanto è un onore essere rappresentante candidato della città di Treviso, quindi è anche una grossa responsabilità, se dovessi essere eletto, portare la mia esperienza che ho accumulato in più di 10 anni di consiglio, naturalmente anche in provincia. Tocca al consigliere regionale Tommaso Razzolini ribadire un concetto quanto mai appannato, soprattutto nella Marca. Non è che corriamo divisi per creare beghe interne in Consiglio Provinciale, assolutamente no, ognuno dà spazio ai propri candidati, alle proprie situazioni, però poi l'obiettivo è quello di governare insieme, assolutamente la stabilità del centrodestra è fondamentale. Allora, parto da lei Della Pietra, poi voglio sentire ovviamente anche Coin e Crosato. Me l'aspettavo partisse da me. Al di là della lettura ecumenica di Razzolini, ci vuole spiegare esattamente perché Fratelli d'Italia fa una lista separata rispetto agli altri? Cioè, abbiamo letto insomma, nei giorni precedenti insomma, la divisione, la nascita di questa divisione. Ci spiega esattamente perché Fratelli d'Italia va da sola? Ma dovrebbe chiederlo magari a chi è seduto al suo fianco. Perché?
perché noi abbiamo perorato fino alla fine la causa della lista unica, centrodestra. Poi dopo, no, io non ero presente, quindi non vorrei mai dire fesserie, ma dubito di dirle. È stata fatta una proposta da parte della Lega, la proposta non è stata accolta da noi. E che proposta era? La proposta mi pare fosse 10-3-3, mi corregga poi Dimitris se sto dicendo una fesseria. E noi in realtà abbiamo proposto, mi pare, 8-4-4, non vorrei dire la fesseria, o 8-4 e quello che volete. E quindi non si è trovata la quadra, né più né meno, però non è che l'abbiamo deciso noi di andare separati. Detto ciò, io non credo che a fronte di tre liste di centrodestra, anche se magari quella dove è presente il caro amico Crusato ha anche dei colori di centrosinistra, che francamente non mi aspettavo, ma non importa. Non credo, ecco, che le tre liste che vanno separate poi dopo creino sconquassi, ecco, rispetto a quella che poteva essere una ripartizione magari un po' più equa, ecco, di una lista unica. Allora, con bon ton della pietra, insomma, le ha dette. Allora, Coin, adesso vengo anche da Crosato. Coin, allora, volevate troppo, questo è il concetto, no? No, ma assolutamente. In quelle settimane, anzi, negli ultimi due mesi si è parlato un po' di... Si sono fatte tantissime, tantissime riflessioni. Si parte dal presupposto che comunque sono elezioni di secondo livello, per cui votano i consiglieri comunali, che quindi sono già stati votati dai cittadini, hanno già sono già espressione di una scelta comunque politica. Si era ragionato anche all'inizio di fare una lista unica che comprendesse un po' tutti e che fosse proporzionale rispetto a quelli che erano i pesi che all'interno dei consigli comunali ci sono, un lavoro un po' laborioso, ma che comunque si poteva anche fare, perché i dati ci sono. Poi noi come centrodestra siamo andati sul ragionamento di centrodestra e alla fine si è deciso di andare ognuno per conto proprio. Noi dal punto di vista nostro la vediamo come la possibilità di coinvolgere più consiglieri possibili, perché sono elezioni che probabilmente sono poco sentite anche dai consiglieri stessi. Quindi correre con 16 consiglieri su una lista di centrodestra, di 3 quindi partiti, voleva dire un coinvolgimento ridotto. Così sono 3 liste che ne coinvolgono 48. E quindi speriamo di riuscire a far capire un po' a tutti i consiglieri comunali che questa è un'elezione assolutamente importante, anche se spero davvero che a breve si possa tornare al voto diretto dei cittadini rispetto al presidente della provincia e al consiglio provinciale stesso. Quindi condivido in pieno quello che ha detto Razzolini alla fine, la sintesi che ha fatto quando ha detto che il giorno dopo il voto, insomma, la maggioranza di centrodestra è quella che sosterrà il presidente della provincia, che tra l'altro resterà in carica per un altro anno. Il Consiglio, rimanendo questa legge, invece andrà avanti anche con un presidente nuovo. Cioè c'è la necessità davvero di ritornare a una votazione, un'elezione diretta, dalle mani ai cittadini e che votino. Non è facile per nessuno dei tre segretari gestire questa votazione, perché ognuno avrà un numero consistente di persone, di consiglieri comunali, magari anche sindaci, che non verranno eletti e che saranno scontenti. Però viva Dio, la democrazia, anche come la diceva Rousseau, non era semplicemente il vedere affermate le proprie volontà, ma è quella di partecipare, di concorrere alla formazione della stessa, e quindi questo è un bel percorso. Adesso ti chiedo anche di Carraretto, la soddisfa come risposta della pietra? Ma io, a me ci vuole poco per soddisfarmi, quindi va bene così, io cosa volete? Non ha la faccia soddisfatta, diciamo, ecco. Ma con Dimitri ci conosciamo da anni, insomma, quindi vabbè, ci sta, giusto dire così. A me pare che comunque, dai, proprio perché, come dicevi tu, Dimitri, votano i consiglieri, ancora sto giro qua la Lega ha un bel numero di rappresentanti, quindi farlo da provinciale della Lega è più facile ancora adesso, no? Poi magari... nel prosieguo, ma tanto si va all'elezione diretta, quindi... Ma guarda,
c'era e c'è ancora, Giampaolo Gobbo, che mi dice sempre, ricordate CEO, che il sondaggio che conta è quello del giorno dopo del voto. Cioè il sondaggio che conta è quello del giorno dopo il voto, per cui anche se hai tanti consiglieri che sulla carta possono esserci, però insomma le sorprese possono sempre essere dietro l'angolo. Quindi, guarda, io me lo auguro che ci sia la sorpresa dietro l'angolo, ma ti dico, io invece negli anni, che ormai ridi e scherza, sono quasi 10 anni anch'io che bazzico, no? Da sindaco, e io ho visto che siete bravi a far quadrato anche quando sembra impossibile farlo, quindi io ritengo la tua una posizione favorevole, ecco, ma non è né un'accusa né tantomeno un, secondo me, un dato di fatto. Poi? Ah no, beh, niente, ascoltavo, non era necessario reintervenire. Mi dica però, Carraretto, allora la questione Carraretto, insomma, in quel giorno insomma era abbastanza particolare vedere Carraretto lì. L'unica affermazione che non condivido, o almeno che non mi riguarda, è che ci siano state telefonate per convincerlo a fare qualcos'altro. Anzi, quando noi ci siamo sentiti, lui mi aveva detto che avrebbe corso per questa civica, e gli ho detto, se questa è la scelta che hai fatto, vai tranquillo, cioè non cambia il nostro rapporto con il sindaco, che comunque sosteniamo a Casier, assolutamente, quindi... Non c'è nessuna... siete rimasti? No, siamo rimasti un po' sorpresi, questo sì, assolutamente, però, viva Dio, si presenta come civico, quello che mi sorprende è che la lista dei Fratelli d'Italia sia presentata come lista civica, noi siamo una lista politica e abbiamo tutti i militanti al nostro interno, quindi noi siamo politici al 100%. Ma è proprio quello il punto, no? Voi siete tutti politici perché avete già il vostro zoccolo duro, noi ci stiamo allargando, ma abbiamo iniziato anche un percorso con i sindaci civici e abbiamo voluto proprio far vedere che c'era questo percorso in atto. Siamo forse quelli che hanno aperto di più. Crosato. Quando Della Pietra dice che ci sono elementi di centrosinistra nella vostra lista, a chi si riferisce e perché dice questo? Dovrebbe chiederlo a Marco e non a me. Allora, diciamo che tra... dica, però insomma anche su questo no, c'è stata polemica in questi giorni. Io ero un grande sostenitore della lista unica, forse il più grande sostenitore della lista unica, anche per non mettere da parte anche in questa discussione Zorzi, quindi almeno... non mettavamo insieme, no, scherzo, però avendo fatto il consigliere provinciale per 3 anni so quanto è importante, poi essendo un'elezione di secondo livello, avere l'aiuto di tutti gli amministratori civici di sinistra, comunque ci sono sindaci del Partito Democratico ed è giusto collaborare con loro, è doveroso, e quindi per me era importante questa cosa. Poi se purtroppo questa cosa non è venuta, perché capisco che fuori dal territorio comunale bisogna anche lasciare spazio ai partiti, lo capisco perfettamente, avrei preferito almeno la lista di centrodestra. Così non è avvenuto, c'è la possibilità però di Bello di coinvolgere più amministratori possibili, e quindi quando hai 16 persone da mettere in lista, io ricordo sempre che il consigliere provinciale, a differenza di tanti altri, diciamo, posti, non è proprio un posto di rilievo, perché non hai nessun indennizzo, anzi ci rimetti praticamente il gasolio e se lo fai bene vai in giro e ti prendi le tue responsabilità, devi coinvolgere 16 persone che vanno in lista, 16 persone che credono in un progetto. Noi abbiamo avuto la fortuna di avvicinare, essendo comunque... avendo comunque uno zoccolo duro di forzisti tesserati, abbiamo potuto ampliare e andare a entrare in una lista composta per la stragrande maggioranza di amministratori che non hanno nessuna tessera, con cui dialoghiamo spesso, ci confrontiamo sui problemi del territorio, e questo ben venga. A tanti non ho chiesto neanche che ideologie politiche avessero, ma quali fosse i problemi del loro territorio e cosa si aspettassero dalla provincia.
Però è in dubbio, adesso arrivo anche dalle Zorze, è in dubbio che, diciamocela, queste elezioni provinciali, proprio perché sono elezioni di secondo livello, sono anche un test, diciamo, anche un po' per pesare la situazione, no? Certo, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Il risultato che emergerà sarà un po' il peso che oltre ai sindaci verrà messo sul tavolo, cioè quanti amministratori di fatto rappresentano ogni singola forza politica, tenendo in considerazione che c'è questa componente civica che è anche numerosa, sia come sindaci che come consiglieri, che è distribuita un po' tra varie forze, ecco. Comunque sì, effettivamente darà una fotografia. C'è anche questo elemento. Sì, assolutamente. Zorzi, voi la vostra lista la presenterete a giorni, anche se insomma è già ben fissata. Le chiedo un po' così della sua lista e poi anche se secondo lei insomma è necessario tornare a quell'elezione diretta per dare alla provincia il suo ruolo vero, insomma. Sì, noi presentiamo amministratori di marca, è la lista, il nome e il simbolo con cui ci presentiamo come forze e come amministratori di centrosinistra dal 2016, cioè dalla prima tornata con questo sistema elettorale, quando allora ci fu la sfida Manildo-Marcon, se vi ricordate. Noi presentammo amministratore di marca, quindi è una lista che ha una sua, diciamo, una sua storia ormai, una sua identità, è composta, come ho visto insomma anche dalle forze politiche del centrodestra, anche da noi c'è una componente importante di amministratori candidati civici, cioè di amministratori che non hanno la tessera del Partito Democratico o degli altri partiti che aderiscono a questa lista, perché con noi ci saranno anche gli amministratori di Alleanza Verdi e Sinistra con una candidatura. E niente, noi quindi rappresentiamo di fatto gli amministratori di centrosinistra e porteremo avanti le nostre istanze e nei prossimi giorni ci presenteremo. Possiamo contare anche noi su amministratori di livello, di due consiglieri uscenti come Antonella Tocchetto e Sebastiano Sartoretto, un sindaco come Giacomo De Luca, sindaco di Fregona, due ex sindaci come Monia Bianchini di Ponzano Veneto e Mauro Migliorini di Asolo e altri candidati che vanno un po' a coprire tutto il territorio, quindi da questo punto di vista ci sentiamo anche abbastanza tranquilli, perché siamo riusciti a coprire con candidature importanti tutto il territorio, l'articolato territorio della Marca Trevigiana, e il nostro lo vogliamo fare, insomma vogliamo dire la nostra su un ente come quello della provincia che evidentemente necessita di una riforma. Questo è evidente. La legge Delrio era stata pensata per di fatto una transitorietà, nel senso che basta leggere la legge Delrio, c'è il richiamo alla riforma del titolo quinto, che era quello contenuto nella cosiddetta riforma Renzi, la riforma costituzionale che non è andata in porto. Quello non c'è stata più la possibilità, visto che la riforma è stata bocciata, di portare avanti una riforma organica degli enti locali a partire dalle province. Credo che i tempi adesso siano maturi per un ripristino delle province dal punto di vista anche di un'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale. Quello che noi mettiamo come diciamo priorità in questi ragionamenti, e lo stanno facendo i nostri rappresentanti a Roma, che so che insomma stanno interloquendo anche con il ministro Calderoli, è quello di partire con la riforma una volta che abbiamo la certezza delle risorse necessarie. A noi non interessa ripristinare un poltronificio, a noi interessa ripristinare un ente che è importante soprattutto per quei comuni delle aree interne più periferiche, che si trovano appunto isolati rispetto a livelli superiori come la regione, con delle competenze importanti, perché la provincia comunque continua ad avere competenze importanti come l'edilizia scolastica, la viabilità, il coordinamento e pianificazione del territorio, ma servono le risorse adeguate per farla funzionare. E noi consideriamo qualsiasi riforma della provincia legata indissolubilmente alla pianificazione e alla previsione delle risorse necessarie, al carburante per far riprendere, di far funzionare questa macchina. Cioè insomma non si può partire se non c'è la benzina, insomma. A noi non interessa capire quanti sono i consiglieri provinciali da eleggere o il presidente, se c'è un'incompatibilità con i sindaci eccetera, a noi interessa capire se questa provincia può effettivamente funzionare con delle risorse adeguate, che è il problema che tutti gli amministratori stanno ponendo in questi anni, cioè la provincia ha mantenuto delle funzioni che sono quelle storiche, ma non ha avuto le risorse adeguate. Quindi
ragioniamo prima su questo, sul carburante, e poi la facciamo partire la macchina. Allora, torniamo un attimo al centrodestra, perché non è a pochi, sì, non a molti, non è sfuggito, diciamo, ai più che la presentazione della lista è stata fatta a Castelfranco, no? È sembrato un messaggio chiaro a casa della Presidente, nonché del Sindaco di Castelfranco, si va al voto l'anno prossimo, al massimo, l'anno prossimo, credo, no? Sì, sì, nel sì, 2025 sì, prossimo, a Castelfranco. Sì, sì. Allora, anche questo... Non me ne ero accorto. Ecco, no, nel senso, no? Per cui... anche questo è un segnale, no? Diciamolo, perché c'è questo continuo darsi messaggi tra voi e Fratelli d'Italia, sempre col sorriso, ma si dicono anche quando De Carlo dice le ali sì, ma non fedeli, perché fedeli sono i cani. No, ma nessuno vuole fedeltà da nessuno, la lealtà fino ad ora è stata reciproca e in effetti io non posso certo dire che rispetto alla Lega non ci sia stata lealtà da parte di Fratelli d'Italia, assolutamente. La presentazione a Castelfranco, avranno trovato che la Barborsa a Castelfranco fosse una cornice migliore, ideale, bella, luminosa per presentare la lista, e quindi hanno deciso di farlo là. Non voglio vederci una provocazione, anche se di fatto qualche sorriso l'abbiamo fatto quando l'abbiamo saputo. Io ho saputo anche, tra l'altro, a cose già fatte, perché mi sembrava abbiano presentata immediatamente il giorno dopo, lo stesso giorno, ecco, la presentazione della lista. Quindi sì. E della Pietra? Lei ride già. No, ma io perché rido lui sa, perché lui sa se era una provocazione. Io so tante di quelle cose, non so niente, però mi piace anche pensare che sia stata una provocazione, anche se non lo è, sono sicuro che non lo sia. Noi abbiamo la sede e noi ce l'abbiamo a Conegliano, allora è una provocazione anche quella? No. Però quando Fratelli d'Italia ha la sede a Conegliano e non a Treviso, si grida allo scandalo. Il K3 mi risulta essere a Villorba, però nessuno ha mai detto, ah, per amore di Dio, a confine, provi Orbase, no? Certo. Però vabbè, dai, fa parte del gioco, è anche una cosa simpatica. No, assolutamente, non è stato fatto per provocazione. Guardate, noi adesso facciamo anche la cena tricolore e la facciamo a Castelfranco. L'abbiamo fatta a Ponte di Piave gli anni scorsi, quindi voglio dire, non leggiamoci nulla lì, ecco. No, invece, perdonatemi un secondo solo, ma non perché voglia ribattere a quanto detto da Giovanni, perché anch'io sono assolutamente d'accordo con una riforma di quello che è la provincia, però ecco, mi pare che la riforma, così come è stata voluta, abbia una chiara connotazione politica, ecco, e non è di certo la nostra. E allora, probabilmente, anche qui, l'altro giorno ho sentito la Schlein dire... parlando di Ius Scholae, diceva vabbè, non l'abbiamo fatto noi, quando potevamo farlo fatelo voi. Ecco, adesso sembra quasi un dire, sì vabbè, abbiamo sbagliato noi a farla così, adesso cambiatela voi. Poi, scusatemi, ma visto che non c'è stata sta gran risposta, Emanuele giustamente dice chiedetelo a Della Pietra. Ecco, mi pare che in lista con voi ci sia una candidata di Azione che ha appoggiato Niccolò Rocco a Treviso e che è stata candidata contro la candidata di centrodestra appoggiata anche da Forza Italia a Carbonera all'ultima tornata Cristiana elettorale. Sparvoli, non mi pare una cosa, però per l'amor di Dio, siccome prima si ricordava la prima volta che siamo andati al voto così nel 2016, anche lì mi pare che Forza Italia appoggiasse Manillo, quindi non è che mi stupisca, ecco, la cosa. Però insomma è giusto anche dirle ste cose. Poi dopo, quando Zorzi dice anche noi abbiamo fatto una lista di simpatizzanti, di gente vicina, evidentemente avete meno simpatizzanti di noi, perché avete fatto 14 nomi e non 16, però va bene, dai. Tanto però voglio sentire Crosato, però. Allora, il nome è quello di Cristiana Sparvoli, che è stata appunto, che è di Azione, quindi una calendiana, e lo ricordava anche Della Pietra, è stata candidata contro, diciamo, il centrodestra a Carbonera. Crosato. Sì, noi all'interno, o meglio, nel contenitore che contiene anche Forza Italia, c'è anche Azione. Io solitamente, come avviene nei comuni, quando chiedo
un'alleanza non è che vado ad escludere o tengo fuori qualcuno che viene proposto a qualcun altro. Quello è il nome che ha fatto Azione, è giusto che venga accettato. Quindi no, non ho nulla da dire su quello. Poi se vogliamo guardarci il torbido e cercare sempre cose strane, non è così, insomma, si è voluto solo dare spazio anche ad Azione in un contenitore che può essere anche una visione futura, è un'opportunità anche per Forza Italia, insomma. Poi è curioso, insomma, io vengo sempre anche dai miei descritto come il più marconiano dei leghisti, anche all'interno di Forza Italia, e quindi insomma vedere che presentano una lista a Castelfranco e non invitano il presidente, insomma, un po' avessi fatto io una cosa del genere, molto probabilmente avrei invitato il presidente buon volentieri, se non altro anche per avere un peso, una rappresentanza anche della, diciamo, del presidente, che sappiamo benissimo che in questa tornata non viene eletto perché viene semplicemente rinnovato il consiglio provinciale. Della Pietra. Sì, beh, anche Marconi, insomma, politicamente ci ha messo la sua nel fatto di andare tutti e tre separati, per cui adesso se vogliamo fare il politically correct, facciamolo in questo caso qua, come volete. Cioè, secondo me non serviva invitarlo, però cioè, lo sappiamo bene che appoggiamo lui, non è che sia una cosa che ci nascondiamo, quello è il candidato, proprio perché non si va al voto del presidente, non vedo, ecco, questa mancanza di educazione. Poi dopo, vabbè, Emanuele è più educato di me. Rosato. No, semplicemente io sono un marconiano, come ho sempre detto, quindi io per 3 anni ho lavorato con Stefano, ho grande fiducia e rispetto reciproco, e quindi la vedo in un altro modo. Poi anch'io avrei scelto Castelfranco perché effettivamente è ben amministrata da un sindaco della Lega, da un assessore di Forza Italia e altri assessori di Fratelli d'Italia, quindi semplicemente è una bellissima città amministrata bene. C'è poco da aggiungere, insomma, su Marcon presidente della provincia. No, ma sull'assenza di Marcon. Sull'assenza di Marcon non ci entro, parliamo di Marcon e della bravura di Marcon a tenere ad amministrare per 10 anni Castelfranco e nel fare il presidente della provincia, dove tra l'altro lui ha sempre espresso lodi nei confronti dei propri alleati, sia nel comune di Castelfranco che con quelli con i quali ha collaborato in provincia, quindi la forza politica del centrodestra ne ha sempre parlato assolutamente. Dice però Della Pietra che è anche Marcon uno di quelli che ha premuto per le 3 liste diverse. Ma alla fine, se quando ti siedi al tavolo e fai i conti e vedi che in 3 fai il 130%, allora forse è meglio andare a vedere effettivamente quanto si hanno. Va bene. Non ho finito col centrodestra però, perché c'è un altro capitolo che riguarda un termine latino. Sì, no. Zorzi? Sì, no, volevo rispondere a Marco. La legge del Rio del 2014, c'è stata poi la riforma costituzionale del 2016, dopodiché mettere mano a quell'assetto lì e trovare le risorse necessarie è stato molto complicato. Perché poi c'è stato il governo giallo-verde, che non mi sembra che abbia assolutamente avuto nemmeno l'intenzione di intervenire su questo. Ci siamo stati noi col governo cosiddetto giallo-rosso. La presenza dei 5 Stelle in uno e nell'altro governo è stato determinante, perché i 5 Stelle invece vogliono l'abolizione delle province a tal punto che non partecipano a queste competizioni elettorali. Adesso di fatto è il vostro turno e capisci che non è così semplice rimettere, no, le province, soprattutto se partiamo dalla necessità di dare le risorse adeguate. Su questo, ripeto, noi siamo comunque disponibili a ragionare. Chiudo invece sulla tua provocazione, quella dei 14 nomi, perché appunto quando si fa una lista con degli amministratori è chiaro che
bisogna anche essere molto accorti nel distribuire le pedine ed evitare che ci siano sovrapposizioni e che magari un amministratore prenda, no, si scannino tra di loro dividendosi i voti. Noi abbiamo coperto, ripeto, in maniera omogenea tutto il territorio della provincia, ci siamo fermati a 14, tra l'altro con una maggioranza spiccata dal punto di vista anche femminile, cosa che ci rende orgogliosi, insomma, e anche per quanto riguarda la componente civica, e l'abbiamo chiusa lì. Insomma, ho visto che anche la volta scorsa comunque ci sono state liste che sono state presentate con un numero abbastanza ridotto di candidati, non mi sembra che sia stata, no, sollevata alcuna polemica su questo. Allora, adesso noi andiamo velocemente in pubblicità e poi ritorniamo in diretta. Allora, siamo di nuovo in diretta, stiamo un po' parlando del centrodestra in questo momento. So che ha chiesto di intervenire al telefono il proprio Stefano Marcone, presidente della provincia di Treviso, Lega ovviamente, che credo si sia leggermente sentito chiamato in causa. Allora, non so se l'abbiamo in diretta. Sono qui, buonasera. Buonasera Marcone, buonasera. Allora, cosa voleva dire? No, voglio dire che, insomma, ho assistito un po' alla discussione. Mi sentite? Sì. Sì, sì. Se riesce ad alzare un po' la voce, se la sentiamo meglio. Sì, sì. Ho detto che ho assistito alla discussione e mi fa piacere innanzitutto ritornare a un concetto. Io ho sempre lavorato sia a Castelfranco Veneto che in provincia in coalizione con tutto il centrodestra e non ho mai avuto un problema, mai. Sempre in realtà, credo di poter dire reciproca. E quindi questo è lo schema che porto avanti in entrambi gli enti che rappresento. In questa fase un po' articolata, no, l'ultima elezione di questo consiglio provinciale che mi vedrà presidente a legge vigente, sarà un consiglio che farà da ponte tra questo presidente e il prossimo, e quindi è bisogno che vi sia secondo noi, insomma, una rappresentanza più larga possibile e ben definita. Abbiamo fatto dei ragionamenti, c'era i vari segretari, e non è che sia stato il presidente che abbia pedissequamente voluto una lista, correre a liste distinte. Diciamo che una riflessione, correre insieme al PD, insomma, l'avevo messo in evidenza, a dire che sin dall'inizio noi abbiamo posto come centrodestra, era un po' poco opportuna, per un po' per i rapporti che ci sono stati anche all'interno del Consiglio provinciale con i rappresentanti del Consiglio, non con i sindaci, perché con i sindaci anche del Partito Democratico io credo di poter dire di aver avuto un rapporto altrettanto leale nelle funzioni a cui che fanno capo la provincia di Treviso. È una corsa che vedrà il 30 di settembre tutte e tre le forze del centro-destra lavorare assieme, così come abbiamo fatto sinora con il territorio e con la comunità come faro guida, con dei pesi ben determinati, no? Prima il sindaco Marco, che saluto, ha fatto riferimento alle grandi trattative di 3-3, 8, 3-3, 10, 4-4-8, insomma, io dico che fosse stato così, verosimilmente, insomma, 3 o 4 consiglieri potevano benissimo essere governati, tra virgolette, i voti da parte delle forze di centrodestra. La Lega si sarebbe trovata verosimilmente con tutti gli esclusi. E come ha detto il mio segretario, questa invece è una possibilità che diamo a tutti, oppure a 16 consiglieri leghisti, di poter correre per fare il segretario provinciale. L'auspicio più grande che io ho da questa corsa è che l'affluenza vada a numeri che non si sono mai visti, perché talvolta noi amministratori predichiamo sempre di far tutto ciò che è possibile per aumentare l'affluenza al voto, nel momento in cui siamo chiamati a dare l'esempio non siamo stati molto edificanti nel passato. Io penso che questa sia un'opportunità anche di esempio da dare ai cittadini. Chiudo con la presentazione a Castelfranco Veneto. Io credo sia stata sì una provocazione, ma non nei confronti del sottoscritto, ma nei confronti di Giovanni Zotti, che è castellano, e quindi Fratelli d'Italia è venuto a Castelfranco Veneto a fare la presentazione della lista per provocare l'amico Giovanni. Resti un attimo in linea, Marco, le volevo chiedere, ma si aspettava di essere comunque invitato a quella presentazione? Io ho saputo in corso di giornata e non è che, cioè, penso che poteva starci, così come può starci in questo momento
quel po' di fibrillazione che c'è all'interno di centrodestra, ma diciamo che aumentare la platea dei partecipanti aumenta la competizione, e si sa che più c'è competizione maggiore poi è il risultato, quindi non ho nulla da recriminare rispetto a questo mancato invito. Io ribadisco, so quanto ci sia un rapporto di lealtà tra gli alleati sia in comune quanto a Castelfranco Veneto, quindi non mi è assolutamente, insomma, non mi ha assolutamente disturbato. Resti un attimo in linea, voglio sentire Della Pietra. Della Pietra, cosa dice di quello che ha detto Marcon? Sì, dico che comunque bisogna anche essere onesti e dire che il 3-4-3-5-2-1-7-4-3 l'avete fatto fino all'altro ieri, quando non c'eravamo noi. Adesso si è inserita una nuova forza che comunque conta diversi amministratori, conta anche diverse persone d'area, e quindi diventa un po' più difficile. Però se adesso vogliamo anche negare quella che è stata un po' un leitmotiv da quando la Lega governa il Trevigiano, allora va bene, vuol dire che sono io fuori dal mondo. Quindi non mi pare, ecco, una bestemmia neanche l'aver detto bene, suddividiamo in un'altra maniera. Poi dopo, se vogliamo adesso fare i vergini, facciamolo e va benissimo. Marco? Presidente, vuole dire qualcosa? No, rispetto tantissimo il collega Della Pietra, che poi è sindaco. Noi andiamo in scadenza entrambi nel 2005, abbiamo fatto il percorso da sindaci, cominciato assieme, e verosimilmente comincerà assieme. Quindi nulla a dire, Marco. Ma io potrei fare il terzo mandato. Si lavora assieme così come abbiamo fatto finora. Va bene. Grazie, allora, sindaco. Voleva dire qualcos'altro? Grazie. Va bene. Un saluto a tutti gli ospiti e buona serata. Grazie presidente, grazie. Chiudiamo con lei su quello che ha detto Marcon e quello che ha detto Della Pietra, che dice non facciamo i vergini adesso. Fondamentalmente siamo perfettamente in linea rispetto a quello che ha detto Marcon, con quanto ho detto all'inizio, cioè il massimo coinvolgimento, alzare il numero delle persone coinvolte, quindi 48 al posto di 16, e basta, è tutta qua il ragionamento. Poi se non si trova la quadra, viva Dio, ognuno fa le proprie riflessioni, e quindi se non si trova la quadra si fanno scelte che vanno nella direzione in cui sono andate, ma senza nessun tipo di tensione da parte nostra. Non c'è nessun tipo di tensione su nessun fronte, ecco, all'interno del centrodestra. Quel non si trova la quadra, se non si trova la quadra si fanno altre scelte, può valere anche per il futuro, diciamo. No, ma è lo stesso ragionamento che si faceva alle amministrative. Quando nei comuni si va al voto e si vorrebbe andare assieme come coalizione, però si vede che non si riescono umanamente a mettere d'accordo le persone, non è che chi gestisce la partita di fatto va in tensione. Quello è un territorio dove un'alleanza non è possibile, e quindi i cittadini decideranno da chi farsi amministrare. Però un'alleanza politica, insomma, è un qualcosa che va oltre una semplice elezione, una pure semplice elezione. È un accordo che serve per amministrare i cittadini. Da queste elezioni verrà fuori un consiglio provinciale che vedrà delle proporzioni tra candidati dei singoli partiti che concorrono, e delle quattro liste che concorreranno a formare questo consiglio, e poi un'alleanza che guiderà e affiancherà il presidente della provincia. Quello che noi facciamo è cercare di offrire un'offerta politica ai cittadini per governarli secondo un programma, un percorso che è prestabilito, ma tutte le forze politiche fanno così. E quindi la provocazione era per lei, la provocazione sì, a Castelfranco. Sì, infatti volevo dirlo io, però Marcon mi ha anticipato. Sì, la provocazione sì. A Castelfranco. Allora, stavo dicendo prima che intervenisse Marcon chiudiamo la questione del centrodestra, perché c'è un altro elemento di questi giorni che ci riguarda soprattutto Lega, Fratelli d'Italia da una parte e Forza Italia dall'altra, e che riguarda questo termine latino che è diventato di uso ormai comune, ius scholae. Allora, chiedo alla regia, Tony Esposito e Simone Mello, che non ho ancora ringraziato, se vediamo il servizio con Elisa Venturini, e poi anche successivamente attaccato, diciamo così, anche Villanova. Allora, vediamo questi due servizi e poi ripartiamo.
Dopo l'approvazione di una mozione a sostegno dello Ius Scholae in Consiglio Comunale a Padova, anche in Regione Veneto sono state presentate due risoluzioni per chiedere una revisione delle regole per l'acquisizione della cittadinanza italiana, presentate dai gruppi del Partito Democratico e del Veneto che vogliamo. Lo annunciano le capogruppo Vanessa Camani del PD ed Elena Ostenel del Veneto che vogliamo, che chiedono la calendarizzazione dei due documenti. Il tema però nasce in seno alla coalizione di governo con Forza Italia che per voce del suo presidente, ministro degli esteri Antonio Tajani, ha parlato di una riforma necessaria, linea seguita anche dalla consigliera regionale forzista Elisa Venturini. Forza Italia ha posto la questione, ha detto approfondiamo e parliamo, non ha posto un dato definitivo, ha detto incominciamo a parlare di questo istituto, nel senso che non si parla di immigrazione irregolare, si parla di garantire ai ragazzi che effettuano un determinato percorso che dura un tot di anni, minimo 10, nell'ambito dei cicli scolastici, che magari devono sostenere degli esami e nel corso del dibattito vengono magari introdotte ulteriori requisiti, ecco, per questi ragazzi valutare il fatto di concedere la cittadinanza. Secondo me può essere motivo di riflessione a tutti i livelli e può rappresentare anche un motivo di dimostrazione che in qualche maniera c'è un'evoluzione nella società e si tiene conto anche di come la società sta evolvendo. Penso sia doveroso per un governo di centrodestra come il nostro, prima di pensare allo Ius Scholae, allo Ius Soli o altre forme di cittadinanza, risolvere quello che è un problema storico del nostro paese, cioè il fatto di rimpatriare, di rimandare a casa tutti quegli stranieri che vengono qui, che vanno a delinquere e nonostante i fogli di via non riescono mai ad essere rimpatriati. Questo è sicuramente un obiettivo del nostro governo per cui ci hanno votato gli elettori di centrodestra. Stona proprio per questo motivo quella che è stata la risoluzione depositata da Forza Italia in questi giorni per promuovere lo Ius Scholae anche in Veneto. Questo arriva dopo settimane, mesi di attacchi quotidiani nei confronti del presidente Zaia e della nostra amministrazione, dove Forza Italia ha preso più volte le distanze da quella che è stata una o più politiche che anche loro hanno provato con le leggi di bilancio e con l'azione di governo che da tanti anni ci vede alleati in Regione Veneto. Proprio per questo chiediamo a Forza Italia che idee si è fatta per il futuro, perché sembra che stia ammiccando più al PD rispetto a quelli che sono i suoi alleati di centrodestra. Questo non va bene e serve chiarezza nei confronti dei veneti, serve chiarezza nei confronti di un'alleanza che ci vede al governo da tanti tanti anni in Regione Veneto. Proprio per questo vogliamo vedere cosa succederà nelle prossime settimane, perché una situazione del genere non sarà a lungo sostenibile. Allora, così Elisa Venturini e Alberto Villanova qualche giorno fa, poi leggevamo anche, credo ieri, sul Corriere del Veneto le parole di Alberto Stefani, peraltro neo vice segretario federale, insomma, quindi neo braccio destro, diciamo, a tutti gli effetti di Matteo Salvini. Alberto Stefani, coordinatore regionale della Lega, che chiaramente faceva un ultimatum chiaro a Forza Italia: basta attacchi, basta con queste prese di posizione, altrimenti siete fuori, diciamo, dalla maggioranza. Non posso non partire da Crosato su questo. Che succede? Succede in Forza Italia? State tradendo l'ideale del centrodestra, come alcuni pensano, cioè dicono di fatto, pur non dicendolo? No, credo che sia normale che ognuno all'interno di una coalizione abbia le proprie idee, certo, e anzi magari le rivendichi e le difenda. Io penso che negare il diritto della cittadinanza a un alunno che frequenta le scuole, che fa due cicli di studio, che impara la nostra lingua, che impara i nostri valori, li studia, non sia nulla di grave, anzi, e forse è anche un modo per incentivare il fatto che i bambini stranieri intraprendano il più presto possibile il ciclo di studi primari, in modo tale da non avere dei bambini a scuola dal primo anno in classe che magari hanno un'età molto differente rispetto ai cittadini italiani. Quindi non lo vedo nulla. Sono circa 16.000 bambini nella provincia di Treviso che hanno iniziato le scuole elementari, che frequentano le scuole dell'obbligo e non hanno la cittadinanza. Questi bambini hanno sì alcuni diritti, non tutti,
E non vedo nulla di strano, magari anche il fargli perdere un giorno per andare a prendere il foglio di via, o semplicemente diciamo anche una, sembra quasi un voler punirli ulteriormente per qualcosa che non hanno fatto, perché stanno semplicemente studiando, la vedo una cosa strana. Poi è iniziata anche l'inizio della scuola, come in tutti i comuni sono andato nelle classi a salutare i bambini, molto spesso cantano l'inno e tante volte sono i bambini di colore i primi a cantarlo a squarciagola e a tenere la mano sul petto, quindi proprio è una discussione sterile che non vede, diciamo, alcuna proprio discussione utile. Anzi, agli amici leghisti guardo, diciamo, con tante volte anche vedo il presidente Zaia che è un grandissimo progressista su alcuni temi di diritti civili, tanto da stupirmene in positivo. Ho apprezzato moltissimo il suo discorso ai bambini, intriso anche di integrazione, di visione del futuro, e poi vedere altre diciamo esternazioni di altri membri della Lega forse non è in linea con il suo stesso presidente, che ammiro in questo. Coin, su questo siamo distanti. Su questo siamo distanti, siamo molto distanti. Se la Lega dovesse cambiare posizione rispetto alla cittadinanza, e non lo farà, io rimarrei della mia posizione. E non seguirei le indicazioni che mi arrivano. In Italia non c'è la necessità di fare un provvedimento del genere. Un bambino, quando i suoi genitori sono qua da 10 anni e chiedono la cittadinanza italiana, diventa automaticamente cittadino italiano. Può farlo quando acquisisce la maggiore età. I casi per i quali si può chiedere la cittadinanza sono tantissimi. 5 anni, 4 anni, 3 anni per matrimonio, per riconoscimento, per adozione del maggiorenne, ce ne sono tantissimi, e la cittadinanza in Italia la si può dare in tantissimi modi. Oggi in Italia si è cittadini italiani perché si è figli di un italiano. Noi siamo italiani perché siamo figli di un italiano. Noi siamo italiani perché quando è stata fatta l'Unità d'Italia sono stati fatti i codici, le leggi e tutto quello che ha regolamentato la cittadinanza, un nostro avo all'epoca era in questo territorio, e questo è il principio che fa partire il riconoscimento di cittadinanza, e non la naturalizzazione, ma il riconoscimento di un diritto che già c'è, quello che viene chiamato iure sanguinis, quello che chiedono i figli degli immigrati italiani, che nascono italiani perché figli di un italiano che si trovava all'epoca nel territorio italiano. Se non fosse così avremo lo ius soli, sei italiano perché nasci sul suolo italiano. Galileo Galilei non era italiano, Dante non era italiano, Leonardo da Vinci non era italiano, non c'era l'Italia. C'era il Regno delle Due Sicilie, lo Stato Pontificio e tanti altri stati. Quindi non c'era assolutamente la necessità, le possibilità di avere la cittadinanza italiana sono davvero tantissime. E quindi voi vedete in questo una forzatura? Assolutamente sì, ma anche perché prima o poi comunque arriverà quel magistrato che porterà verso una deriva e dirà: bene, lo Ius Scuole prevede che tu possa avere la cittadinanza perché fai dei cicli scolastici. 10 anni, no? Che se durano 10 anni vuol dire che i tuoi genitori sono qua da 10 anni e già la cittadinanza possono chiederla, e tu, essendo stato figlio convivente, automaticamente ce l'hai. Ma il magistrato potrebbe dire: hai fatto il percorso scolastico, parli l'italiano, lo capisci, lo scrivi, hai qualche nozione di educazione civica, e perché non la applichiamo anche a tutti quei cittadini stranieri che comunque sono qua prima comunque di 10 anni, o che magari già arrivano con studiandosi e sapendo l'italiano? Questa sarebbe una grandissima sanatoria, perché oggi siamo italiani perché figlio di un italiano. L'alternativa è lo ius soli, cioè nasci in un paese e acquisisci la cittadinanza, ma quest'altra è una sanatoria anche per quelli che già ci sono, non c'è neanche il requisito di essere nati, è ancora più ampia, perché vai a comprendere anche persone che di fatto nemmeno nel paese sono nate. Questa potrebbe essere una deriva pericolosissima, e in Italia non mancano i modi per acquisire la cittadinanza. Zorzi.
Sì, non sono ovviamente d'accordo con l'onorevole Cohen e ho delle perplessità riguardo anche all'iniziativa di Forza Italia. Io sono favorevolissimo a una modifica della legge sulla cittadinanza. Io no, e non vorrei essere stato frainteso. Sì, infatti. Così com'è va benissimo. Infatti, io invece, a differenza dell'onorevole Cohen, sono a favore di una riforma della cittadinanza, della legge della cittadinanza. Credo che lo Ius Scholae sia assolutamente una strada da percorrere, con un completamento di un ciclo scolastico, i 5 anni, non 10, perché appunto sennò si verificano le fattispecie indicate poco fa appunto all'onorevole Cohen, più che altro per dare una risposta a quei 17.000 ragazzi e ragazze, bambini e bambine della nostra provincia, stranieri, che studiano nella scuola primaria o secondaria, appunto scuola dell'obbligo, in questo momento si trovano in una situazione di differenza rispetto ai loro compagni di banco, compagni di gioco. Che vuol dire, non è soltanto una questione, guardate, ideale, valoriale, è anche una questione anche pratica, burocratica. Non puoi accedere ad esempio alle borse di studio, per esempio, finché non sei cittadino italiano, e poi è una questione anche di appartenenza a una comunità, di senso di appartenenza e di rispetto nei confronti di quelli che sono anche gli obblighi e i doveri che quella comunità ti impone. Io ritengo che finché non c'è questa omogeneità dal punto di vista anche di trattamento dei minori, il rischio è quello invece di creare ghetti, disuguaglianze, creare anche un risentimento che può sfociare purtroppo anche in atteggiamenti di illegalità e di violenza, come purtroppo assistiamo molto spesso. Ecco, quindi io sono assolutamente a favore degli Ius Scholae, non apprezzo con tutto rispetto per Crosato l'iniziativa di Forza Italia, perché la ritengo strumentale, ritengo un'iniziativa volta esclusivamente ad alzare la voce e a far capire insomma che c'è anche Forza Italia nella dialettica, per marcare le differenze all'interno del centrodestra. Credo che siano altre le questioni, soprattutto sul fronte regionale. Credo che sia semplicemente una questione di appunto far valere il fatto che ci siamo anche noi, no? Così come per le posizioni che Forza Italia ha assunto recentemente nei confronti della Treviso Mare a pagamento, nei confronti della superstrada pedemontana, posizioni che noi portiamo avanti da decenni, e magicamente adesso ci troviamo anche Forza Italia che è sulle stesse nostre posizioni, ma ripeto, poi bisogna vedere anche gli atti pratici. E quindi l'abbiamo visto in Parlamento qualche giorno fa, non mi sembra che Forza Italia abbia dato seguito a una proposta di emendamento che era stato presentato invece da i parlamentari di Azione. Quindi non lo so, a me dà perplessità insomma questa iniziativa, proprio perché si nota un po' la strumentalità dell'operazione, ecco. Allora, facciamo così, visto che così rispettiamo per una volta i tempi della pubblicità, facciamo la pubblicità, poi voglio sentire ovviamente Della Pietra e anche Crosato, perché deve anche rispondere. Pubblicità. Allora, siamo di nuovo in diretta, l'ultimi 40 minuti circa di Ring. Allora, stiamo parlando di Ius Scholae, quindi stiamo ancora parlando un po' dei temi che dividono il centrodestra. Abbiamo sentito Dimitri Cohen, che è lontano dalle posizioni di Forza Italia, abbiamo sentito Zorzi che dice d'accordo con lo Ius Scholae, ma quella di Forza Italia mi sembra una forzatura politica per marcare la presenza all'interno del centro-destra, e non è l'ultima, diciamo, meglio, è l'ultima di tante dell'ultimo periodo. Andiamo da Marco Della Pietra. Della Pietra. Ma anch'io non la vedo una necessità così impellente, ecco. Non fosse altro per quanto diceva prima giustamente anche Dimitri. Io da sindaco penso di aver dato in questi 10 anni almeno, se non sono un centinaio, poco meno di cittadinanze all'anno a cittadini che lo sono diventati dopo 10 anni continuativi di permanenza in Italia, gente che comunque lavora qui, paga le tasse qui, si è radicata fortemente nel territorio ed è assolutamente gente meritevole. Quanto appunto diceva prima Dimitri, è sacrosanto, dei 16.000 ragazzi, bambini e ragazzini di cui parlava Emanuele quando ha iniziato il discorso, è evidente che ci sono 32.000 genitori che non hanno preso la cittadinanza, perché se solo uno dei due genitori avesse preso la cittadinanza, il minore
badate, il minore, in automatico avrebbe preso la cittadinanza con il genitore che l'aveva presa. Per cui ecco, mi sembra un finto problema. Di fatto, chi fa un percorso scolastico, prima sentivo la rappresentante di Forza Italia in regione che parlava di un percorso scolastico di 10 anni, ma vedete, sono meno di quello che si pensi i casi di chi non lo diventa prima ancora di aver compiuto un percorso scolastico di 10 anni, perché magari c'è la coppia di genitori che si è trasferita qui 15 anni fa, poi dopo decide di mettere al mondo un figlio dopo magari 7-8 anni, dopo 2 anni chiede la cittadinanza e il bambino, quando ne ha 3, quindi prima ancora di iniziare il ciclo scolastico, diventa cittadino italiano. Mi sembra un finto problema, ecco. Crosato. Volete marcare il territorio? No, io no di certo, io faccio politica sempre per le mie convinzioni personali, quindi insomma no, non è certo, anzi magari forse ogni tanto su alcuni temi tipo diritti civili, ogni tanto è Forza Italia che insegue me, quindi magari forse anche quello diverso, però ripeto, sono 15.000 bambini, più uno meno, 15-16.000 bambini in provincia di Treviso. Sono pochi, sono tanti, è un bel comune grande, insomma. E quindi il problema c'è. Vogliamo risolverlo, abbiamo gli strumenti. Non vogliamo risolverlo, aspettiamo, insomma. Non c'è problema rispetto alle convinzioni di tutti. Da sindaco, anche oggi, ad esempio, ho accettato il giuramento di una famiglia intera, e quel bambino è stato fortunato perché a 2 anni è già cittadino italiano. Loro erano di origine indiana, una famiglia bellissima che ha sempre frequentato il paese, che lavora in una grossa azienda facendo turni, e quando così ci fermiamo dopo il giuramento, mi ha detto con grande, diciamo, orgoglio che era il vice capoturno di una macchina in una importante azienda. E quindi che dire, forse era più trevigiano di tanti altri, da quel spirito di imprinting di lavoro. Pertanto quando ho guardato quel bambino ho detto: guarda, sei fregato, perché tu non hai bisogno del Ius Scholae, per fortuna. Però ci sono altri bambini che possono avere bisogno di questa cosa, e io la vedo come una lotta, una battaglia civica, e spero che anche l'amico Zorzi ci ripensi e ci insegua, ci aiuti in questo. Credo che il fatto dei 2 cicli che ha suggerito Tajani, credo sia anche un bilanciamento, sia solo quello tra una parte e l'altra, e le cose si fanno a step e si capisce. È calendarizzato in Parlamento una proposta di legge, vediamo allora se riusciamo a portarla a casa. No, visto che mi ha detto che devo seguirlo io, è calendarizzata una proposta di legge, vediamo se con Forza Italia si può trovare, no, la convergenza per far passare questa proposta di legge, che è calendarizzata, a breve verrà discusso in commissione, poi in aula. Oh, non è che nel campo largo di cui parliamo tra poco entra anche Forza Italia improvvisamente, no. Vabbè, diventa larghissimo. Diventa molto largo, diventa proprio là, è enorme. No, però quello che diceva Zorzi prima è perplesso, perché è da un po' di tempo che Forza Italia, e questo magari lo possono confermare anche Lega e Fratelli Italia, più Lega ancora, perché diciamo che l'obiettivo è Zaia, per bocca soprattutto del coordinatore regionale, del segretario regionale Flavio Tosi, insomma, va sprombattuto in direzione Palazzo Balbi con gli attacchi. Come dire, c'è un disegno, questo è la ricostruzione magari dei vostri avversari oppure degli alleati scontenti di Forza Italia per mettere un po' i bastoni tra le ruote. Ma non credo, anzi, cioè, è legittimo tra alleati che se ci siano delle cose che non funzionano o non vanno lo si dica. Io ricordo sempre
e ogni episodio mi è utile per ricordare che manca un assessore di Forza Italia in regione, non c'è, quindi molto probabilmente noi non abbiamo la possibilità di esprimersi in giunta regionale. È una mancanza, perché in tutte le altre regioni c'è, dove c'è un accordo di centrodestra, c'è una rappresentanza, e questa mancanza molto probabilmente si vede. Se ci fosse stato qualcuno in giunta regionale, molto probabilmente anche nell'esecutivo avremmo avuto voce e la possibilità di concertare determinate cose. Tra le quali anche la questione della tassazione, insomma, no? dell'IRAP. Beh, come il tema oggi degli extra profitti, dove ci sono adesso tasse, ci arriviamo, non c'è Forza Italia. Come? Dove ci sono tasse non c'è Forza Italia. Dove c'è la volontà di mettere ulteriori tasse non c'è Forza Italia. E invece? Invece c'è la Lega? C'è Giorgetti? Non ho mai sentito, ma guarda, oggi ho fatto quel gioco di andare a rivedermi tutte le dichiarazioni e io veramente non ho visto Giorgetti che ha parlato di extra profitti, quindi o mi sbaglio io o molto probabilmente qualcuno dice qualcosa di diverso. Allora, però capite che il titolo Separati in casa ha un significato, nel senso che ci sono certi temi sul quale siete, sui quali non siete proprio d'accordo. Allora direte voi, è il sale della democrazia, è una coalizione, però per esempio su un tema come lo Ius Scholae, che è comunque ha una certa rilevanza, come si fa a tenere insieme una coalizione che la pensa in modo così diverso? Coin. Questa è una bella domanda, perché per noi è un tema fondamentale questo. Per noi questo è un tema fondamentale, è un tema che dal mio punto di vista la Lega non può mollare. E quindi tutti i dibattiti che si vogliono, le uscite agostane che si vogliono, se ne parli, ma su questa posizione la Lega non ci sarà mai. Quindi dal punto di vista della politica nazionale. Poi, per quanto riguarda la politica locale, che prima si parlava di regione e quant'altro, è evidente che da qui al prossimo anno, insomma, inizierà di fatto una campagna elettorale per le prossime regionali, per cui è normale che ci siano anche delle frizioni e delle tensioni come quelle che abbiamo visto anche prima con il consigliere Villanova che appunto parlava nel servizio di prima. È nella dialettica politica, però punti di vista come questo sulla politica nazionale, secondo me, possono creare tensioni più forti del previsto. Della Pietra, è sullo Ius Scholae che può scricchiolare davvero il governo, secondo lei? Più che su altri temi? E niente, vuole proprio farmi dire che il governo scricchiola, ma... No. Però se Lega dice che è un tema dirimente e Forza Italia va avanti per la sua strada, diciamo che almeno un pezzo... Cioè immigrazione, cittadinanza, sono no, punti allora fondanti. Io credo che comunque, ci siano dei principi che vanno mantenuti e vanno tenuti saldi. È chiaro che come si fa a mantenere... la stabilità, cioè la democrazia vuole i numeri per forza, quindi in una maggioranza si decide a maggioranza, per cui ecco non vedo questa grande problematica. Vero che quando si parla di principi non è sempre così, vero anche però che in democrazia funziona così, su 10 persone 2 la pensano in un modo, 8 in un altro, le 2 persone se ne faranno una ragione. In questo caso Forza Italia? Beh, lo dice lei. E Crosato? Nulla, che magari è giusto così, cioè questa è la democrazia. Marco è un sindaco come sono io, tante volte anche in giunta devi cercare di mediare, non la vedo... Nulla di meno difficile di fare il sindaco o l'amministratore, quindi si media, si cerca di partire da quello che ci unisce e magari cercare di capire anche le motivazioni dell'altra parte. Tante volte
soprattutto chi fa amministrazione è abituato a confrontarsi con chi proprio non la pensa come crede lui, e quindi da lì riparti e da lì cerchi anche di vedere se magari stai sbagliando te. L'intelligenza più grande è quella di mettere in discussione per primi le proprie tesi, quindi cioè nulla di normale, la politica si media. E Della Pietra, visto che si parlava di giunta prima e dell'assenza di un assessore di Forza Italia, tornando invece, dopo chiudiamo col centrodestra, perché voglio sentire anche Zorzi sull'altra parte, perché c'è questo campo largo nel quale non ci sarà Forza Italia, evidentemente. Allora, forse. Forse, no dai. Allora, giunta, c'è un tassello che manca, il tassello posto a Donazan, che ancora resta vacante. Quanto manca secondo lei? Perché lei dice sempre, sono un sindaco di campagna, lei ha un ruolo di peso in Fratelli d'Italia, insomma, referente, diciamo, territoriale, insomma, non è proprio l'ultimo arrivato. Allora, ci dica un po' secondo lei quanto manca ad avere un assessore all'istruzione e al lavoro che manca da luglio, perché insomma, si è chiesto più volte cosa manca, quali sono gli equilibri territoriali da rispettare. Secondo lei quanto ci vuole? Ma allora, innanzitutto io sono di peso, ma per un'evidente questione fisica, e non per altre ragioni. In realtà io credo non manchi molto. È comunque un assessorato delicato. Valeria Mantovan è sicuramente una ragazza preparata, strutturata e in grado di ricoprire il ruolo. È chiaro che anche il periodo non era proprio quello migliore, per cui io credo che sia questione di poco, e me lo auguro anche. Poi c'è da dire che, attenzione, questo spezzo una lancia a favore del governatore, perché si è detto adesso con l'inizio delle scuole che si iniziava l'anno scolastico senza un assessore alla scuola. Piano, le deleghe ora sono in capo al presidente, che so per certo, ne avevo condiviso fatalità con il consigliere Villanova qualche giorno fa, che diverse proposte sono state portate in consiglio regionale dal presidente, per cui ecco, è giusto anche tranquillizzare l'opinione pubblica in ordine a un assessorato vacante. L'assessorato non è vacante, ce l'ha il presidente, in attesa poi di redistribuire le deleghe a chi sarà chiamato a ricoprire il ruolo. Ma sarà, noi, sarà Mantovan? Beh, io mi auguro di sì, ma lì perché si è parlato anche di questioni territoriali, perché due del territorio di Rovigo. Ma infatti, allora vedete, viene a cadere questa surroga in un momento abbastanza particolare, perché poi Valeria è anche il provinciale di Rovigo, quindi è anche coordinatore provinciale, per cui si era parlato di una possibilità, ecco, conflitto, no? con la carica politica, che poi invece pare essere superata. Però c'è anche da dire che effettivamente manca poco più di un anno, forse anche un anno all'elezione regionale, e quindi sai, c'è anche da mollare il comune, insomma non sono nemmeno scelte semplici dal punto di vista personale. Quindi sono questioni personali, non di equilibri territoriali. Abbiamo letto per esempio della Padova che spinge, perché com'è possibile che Padova pesi meno di Rovigo sullo scacchiere della giunta come provincia? Credo, ripeto, che non sia un pesare più o un pesare meno. È normale che magari una città di una certa dimensione, di una certa storia politica come Padova, magari rivendichi un posto. È vero che se dovessimo vedere la territorialità dovremmo andare su un vicentino, visto e considerato che l'assessore Donazan è di Vicenza. Quindi io escluderei, ecco, questo tipo di ragionamenti. Allora, facciamo così, pubblicità e poi ci concentriamo anche un po' sul campo largo.
Rieccoci in diretta, l'ultimo quarto d'ora, poi chiedo a Tony Esposito, gentilissimo come sempre assieme a Simone Mello, ricordatemi di dare l'esito del sondaggio, lo daremo fra poco, vi abbiamo chiesto, vi stiamo chiedendo, chiesti 6 anni di carcere per Salvini, giusto, sono arrivate tantissime telefonate. Allora, oggi a Padova è terminato intorno alle 19 la riunione del centro-sinistra a livello regionale, senza i centristi del Terzo Polo, quindi senza Italia Viva e Azione. A cui hanno partecipato il Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che vogliamo, Più Europa, Volt e Partito Socialista Italiano. Avviata nella prima riunione a luglio è proseguita la discussione sui programmi, un confronto, afferma una nota, che dovrà necessariamente fare leva su una riflessione ampia sui problemi e sulle aspirazioni dei veneti e che proseguirà nelle prossime settimane. Massima attenzione a sanità e sociale, giovani, lavoro, imprese, trasporti, contrasto alle crisi climatiche e politiche di sostenibilità ambientale. Verranno organizzati appositi gruppi di lavoro e poi insomma, il claim è chiaro che oggi la Regione Veneto manifesta la fine di un'epoca e il venir meno delle capacità di innovazione e di sviluppo. Insomma, ci vuole un altro tipo di governo del Veneto. Allora, lo so che a lei, che lei odia il campo largo, abbiamo messo addirittura campo larghissimo così proprio lei sta male, però insomma perché vogliamo capire anche cosa si dice e cosa all'interno del, soprattutto del Partito Democratico si dice della presenza o meno di Italia Viva, di Azione, abbiamo letto in questi giorni anche di chi ha lasciato Italia Viva a livello regionale. Prima di tutto, questo campo largo che a lei non piace, ma insomma questa coalizione come può riuscire a mettere insieme tante anime? Lei mi dirà come lo fa il centrodestra, visto che le anime sono tanto diverse, e se Italia Viva e Azione c'è posto per loro, insomma. Allora, io una precisazione, io non sopporto il termine campo largo, non è che odio il campo largo in quanto formula termine, politica. Certo. Il termine campo largo, perché se c'è un centrodestra, viva Dio, ci sarà anche un centrosinistra ed è lì che noi dobbiamo lavorare, su un nuovo centrosinistra. Quindi il campo largo, quello che giornalisticamente viene chiamato campo largo, dal nostro punto di vista è il nuovo centrosinistra, cioè un nuovo, una nuova coalizione, un nuovo spazio politico di centrosinistra che si propone di dare risposte ai cittadini e di riuscire a vincere le elezioni. Campo largo, appunto, visto il ritratto che si è fatto poco fa del centrodestra, è un campo di margherite a confronto, nel senso che effettivamente ci sono delle divisioni del centrodestra, è chiaro che anche il centrosinistra parte da delle posizioni diverse, da situazioni diverse, storicamente diverse, insomma. Però appunto l'obiettivo è quello di riuscire a mettere a sistema tutte le nostre forze, i nostri valori, le nostre risorse per cercare di costruire una proposta che sia la più coerente e credibile possibile per il Veneto e per l'Italia ovviamente. Su queste basi c'è appunto un percorso che si è attivato a partire da quest'estate, proprio in funzione di quella che sarà la scadenza delle prossime elezioni regionali. L'obiettivo è quello appunto di costruire, ripeto, questa proposta che parta non tanto dalle sigle, le etichette che possono avere un loro significato, ma che in realtà contano fino a un certo punto. Noi dobbiamo partire da quelle che sono le cose che non vanno in Veneto, perché mi pare evidente che qualcosa non va nel splendido Veneto di Luca Zaia. Parliamo della sanità, parliamo della politica del territorio, il consumo di suolo, parliamo quindi conseguentemente anche di quello che è la capacità di questo territorio di rispondere alle grandi sfide della crisi climatica che c'è, è in atto, lo viviamo ogni giorno. Parliamo di politiche abitative con la situazione ad esempio delle ATER, insomma. Ci sono temi che riguardano nel concreto la vita delle persone che non funzionano, risposte che non sono state date da Zaia e dal centrodestra e sulle quali noi dobbiamo intervenire e cercare di avanzare noi la nostra proposta, che sia, ripeto, coerente e credibile. Partiamo dai problemi, da quello che non funziona e partiamo appunto da quello, come si diceva nella nota stampa, da quelle che sono le aspirazioni del Veneto oggi, dei veneti oggi, di fronte a quelle che sono le grandi sfide del nostro tempo, dalla rivoluzione industriale, tecnologica, alla crisi climatica, alla denatalità.
natalità. Insomma, stiamo parlando di un Veneto che ha chiaramente ancora molto da poter dare, grandi potenzialità. E su queste basi noi vogliamo costruire una proposta dentro la quale ci possono stare tutte quelle forze politiche, quei gruppi, quelle espressioni anche della società civile che vogliono dare il loro contributo, quindi anche le forze cosiddette centriste. Perché non ci sono? Oggi c'è una dichiarazione importante da parte di alcuni autorevoli dirigenti di Italia Viva, ad esempio, penso alla senatrice, mi pare che sia senatrice la Sbrollini, sì, e l'ex deputato la Sara Moretto, che dicono appunto loro ci stanno e seguiranno quindi quella che è la linea politica assunta da Matteo Renzi a livello nazionale e quindi daranno il loro contributo al centro-sinistra. Sappiamo che è in corso un dibattito all'interno di quella forza politica, che c'è stato un'importante fuoriuscita a seguito della posizione presa da Luigi Marattin. Aspettiamo appunto di vedere anche come saranno gli assetti, però prendiamo atto insomma che due autorevoli figure di Italia Viva a livello regionale si sono espresse in questo modo e quindi come dire, benvenute, insomma, nel senso noi non vogliamo assolutamente chiudere le porte a nessuno. Diverso discorso di Azione. Perché? Discorso di Azione è diverso perché innanzitutto noi vogliamo capire Azione cosa vuole fare. Io credo che in questo momento, e credo che sia a beneficio sia del centro-sinistra che del centro-destra, siamo arrivati a una fase in cui o si sta da una parte o dall'altra. Io ho vissuto veramente male le ultime elezioni amministrative in cui ci siamo trovati forze appunto centriste che erano contro di noi a Mogliano Veneto e con noi a Preganzol, 5 km di distanza lungo il Terraglio, neanche in situazioni territoriali diverse, no? Cioè io credo che ora sia il tempo di fare chiarezza e quindi o si sta da una parte o si sta dall'altra. Io prendo atto della decisione e la apprezzo anche perché va in questa direzione qui di Italia Viva di Matteo Renzi. Non ho ancora capito esattamente cosa voglia fare Azione. Lo vediamo anche alle ultime provinciali, no? Abbiamo discusso poco fa, un esponente di Azione figura nella lista di centrodestra. Quindi non lo so, cioè tutti benvenuti purché ci sia una chiarezza, perché se dobbiamo creare una proposta che sia coerente e credibile, cioè che i veneti la sposino in quanto coerente e credibile, è chiaro che la coerenza e la chiarezza sono le basi di partenza. Se non ci sono queste basi, francamente non credo neanche che sia il caso di continuare a lavorare. Quindi il sogno del ritorno del centro secondo lei è impossibile? Cioè non o è si possibile? Si sta da una parte o dall'altra, ormai è evidente, cioè non credo che ci sia uno spazio da poter conquistare. Anche per questo prima mi dispiace con Emanuele Crosato, con cui comunque c'è un buon rapporto, però anche lì l'azione di Tajani di cercare in qualche maniera di tagliarsi il suo spazio politico è legittima dentro il centrodestra, non in una situazione per cui si crea una nuova forza centrista trasversale a due poli, perché è evidente che, ripeto, per come stanno andando le cose, per quelle che sono anche le grandi sfide che ci troviamo di fronte, che la politica si trova ad affrontare, o si sta da una parte o si sta dall'altra. Serve chiarezza, ma è la prima cosa da chiedere, che noi dobbiamo pretendere che i cittadini ci chiedono e che vogliono i cittadini sapere da che parte stare. Ecco, quindi da questo punto di vista, ripeto, bisogna essere chiari. Le sfide del nostro tempo impongono chiarezza e sono visioni, direi, anche abbastanza contrastanti, o da una parte o dall'altra. Poi non esisterà mai più il centro? No, ma esiste dentro le coalizioni, centro-sinistra e centro-destra. Centro puro, diciamo. Un centro puro, autonomo, uno stile Democrazia Cristiana, secondo me l'occasione per costituirlo si è persa quando non è stato eletto Casini a Presidente della Repubblica, perché era uno dei papabili. All'ultimo giorno di quell'elezione il nome che era uscito era proprio suo e lui avrebbe consentito davvero una regia per la costituzione, dal mio punto di vista, di un centro politico. Quell'ipotesi è tramontata all'epoca ed ora una ricostruzione di tutto è francamente difficile. Crosato Della Pietro, chiudiamo con voi. Allora, Crosato, la posizione di Forza Italia insomma resta quella di puntellare un po' con le sue idee il centrodestra all'interno del centrodestra, è così? Ma è proprio per il bene del centrodestra. Cioè, Forza Italia è quell'elemento centrista, è quel contenitore dove ci sono i liberali, dove ci sono i moderati, e va solo a favore del centrodestra. A livello regionale il dopo Zaia è molto molto incerto. Non possiamo ragionare con gli schemi che abbiamo avuto fino adesso,
perché comunque il nome di Zaia è stato un grandissimo catalizzatore di voti anche dalla sinistra, si sono spostati. Quindi il dopo Zaia, se non ragioniamo insieme, se non abbiamo il diciamo un candidato condiviso forte che abbia anche la capacità di tenerci tutti uniti, diciamo che mai come adesso il centro-sinistra potrebbe avere una possibilità per riprendersi la regione. Della Pietra? Ma non è sbagliato il ragionamento di Emanuele, nel senso che sicuramente bisognerà condividere ognuno i propri migliori players, e poi dopo si deciderà, si farà un tavolo concertativo per candidare la migliore figura a presidente, questo poco ma sicuro. Da qui a dire che mai come adesso la sinistra potrebbe vincere, sì, l'unica possibilità della sinistra di prendersi il voto è quella che davvero lì si vada divisi tutti quanti. Ma io credo che nel momento in cui la coalizione regga in regione e quindi si trovi un nome condiviso tra le tre forze principali e quelle comunque di centrodestra, difficile che la sinistra possa impensierirci. Adesso bisogna anche essere onesti, tutto può succedere, però il campo largo pare, cioè, lo chiamerei più un campo promiscuo che campo largo. Zorzi e poi Coin. No, potete chiamarlo come volete, ripeto, per me è campo largo, campo promiscuo. No, per te il nuovo centro-sinistra, cioè, l'abbiamo capito, anche se l'acronimo NCS per noi di una certa età era un'altra cosa, però va bene. No, la mia riflessione era relativa a un'analisi a livello nazionale sul, sì, certo, sul centro, chiaramente. Su quello che potrà accadere. Abbiamo visto che quando il centrodestra è diviso può succedere tutto. No, ma infatti questo è dove sto arrivando adesso. Quello che può accadere in Veneto con le elezioni regionali dipende solo dal centrodestra, perché se il centrodestra va compatto e trova comunque un candidato condiviso da sostenere, penso che l'esito, insomma, vada nella attenzione direzione. Attenzione che Coin mi sta dando ragione, È straordinario, davvero straordinario. No, ma me lo segno, me lo segno. Ma è la verità, se noi guardiamo le elezioni passate, Galan veniva eletto col 65%, il Veneto è una regione di centrodestra. È chiaro che se il centrodestra si spacca e il centro-sinistra assume posizioni, fra virgolette, più democristiane, qualche sfumatura può saltare fuori. Quindi il futuro del centrodestra e regione Veneto dipende dal centrodestra. Saremo noi gli artefici del nostro destino. Zorzi chiaramente non la pensa così, altrimenti... No, io credo che sia comunque contendibile nella misura in cui lasciamo da parte un po' la storia e la tradizione del Veneto e andiamo a vedere quello che, ripeto, quello che non funziona. Noi dobbiamo partire da quello e cercare di avanzare una proposta che sia, lo ribadisco, credibile. Molto spesso noi ci siamo limitati a pensare per etichette, per sigle, oppure appunto a, in qualche maniera, anche a una certa forma di rassegnazione per via appunto di tradizioni consolidate. In realtà tutto si può fare, insomma, si è visto, siamo ormai in un'epoca in cui qualsiasi territorio può tornare a essere contendibile, insomma, alla fine l'ha diventato, e parlo contro la mia parte politica, lo è diventato pure l'Emilia Romagna o la Toscana, non capisco perché non lo possa diventare anche il Veneto, insomma. Stante il fatto, e chiudiamo, che poi gran parte di quello che accade nel centrodestra verrà deciso da un'altra parte. Ma infatti, per questo, parte, no? questo non, non mi sono spinto nel dire che il candidato dovrà averlo per tutti i costi la Lega, noi ce lo spieghiamo, Fratelli d'Italia dirà la stessa cosa, Forza Italia dirà cioè, già tanto. Già Tosi rampa di lancio, però dipende da tutto. Tosi di fatto ha appena assunto il ruolo di coordinatore regionale, Forza Italia ha detto voglio fare il presidente della regione, però queste scelte e gli spazi verranno decisi in altri luoghi, non li decidiamo noi, per cui adesso fare proclami, insomma, serve solo per riscaldare un po' i nostri ascoltatori a casa.
Allora, riscaldiamoli definitivamente, facciamo vedere il sondaggio, come avete deciso, come avete detto, 89% no, non è giusto, non sono i giusti 6 anni di carcere per Salvini, non è giusto che venga condannato, 10% sì invece, 10,6% sì. Quindi insomma abbastanza evidente, tantissime le chiamate, ve lo dico perché gli davo un occhio prima, ma ancora quando è iniziata l'inizio, avevamo lanciato il sondaggio, insomma sono subito partite le chiamate. Questo è l'esito, io ringrazio Dimitri Coin, Giovanni Zorzi, Marco Della Pietra e Emanuele Corsato per aver tenuto a battesimo la prima puntata della nuova stagione di Ring, che torna anche domani ovviamente con Ferdinando Avarino. Grazie per averci seguito, grazie a tutti voi, arrivederci. Grazie.